Le 100 meraviglie di Arezzo più una, questo l'originale titolo di una pubblicazione che porta la firma di un collega della Nazione di Arezzo, Federico D'Ascoli. Negli ultimi tempi ho vissuto spesso fuori anche per lavoro e quindi è stata l'occasione di riconoscere la mia città, ritrovarla e conoscere anche cose che magari diamo per scontate anche della nostra provincia che conoscevo poco o che non avevo visto da tanti anni. È stato un bellissimo viaggio, è stato difficile scegliere 100 più uno meraviglie della provincia d'Arezzo perché ce ne sono tantissime, così come i personaggi. Noi abbiamo dedicato un capitolo ai personaggi aretini e è stata veramente una selezione difficile. Abbiamo cercato di raccontare un po' tutto, di raccontare non solo le chiese, non solo gli affreschi, ma anche tutto quello che è la bellezza di questa città, compresi i suoi sapori, comprese le sue manifestazioni storiche, comprese l'oro, la fiera antiquaria, insomma tutto quello che ci caratterizza. Il più uno qual è? Il più uno è il nostro tesoro più grande, secondo me, ha qualche anno, nel senso che del 1997 è il film La vita è bella che ci ha portato sugli schermi di tutto il mondo, che ci ha portato Hollywood e ci ha portato 3 Oscar. È stata l'occasione per dire, insomma, che ad Arezzo La vita è bella è una vita da Oscar. Questo è una prima pubblicazione di tante altre? Ma io me lo auguro. Intanto stiamo pensando, diciamo così, anche attraverso la casa editrice a fare una traduzione in inglese, perché abbiamo scoperto che in città per fortuna ci sono anche tanti turisti stranieri e chiaramente la lingua inglese è quella che ne prende più di tutti. Poi per il futuro vediamo, intanto godiamoci questo, lo presentiamo stasera e speriamo che ci sia tanta gente che lo apprezzi. Federico l'ha definita un po' la versione cartacea di Instagram, quindi è un po' lui si trasforma in una sorta di Cicerone, insomma, in questo viaggio tra le 100 meraviglie. Anche il piacere di avere la carta tra le mani nel leggere queste cose sicuramente non è male, insomma. Diciamo che la versione cartacea di Instagram è un bel modo di definire questo libro. Sarebbe bello anche dire che Instagram è un po' la versione digitale della carta nobile e la ribalterei, perché la carta conserva una nobiltà, per fortuna, che dà quel piacere dello sfogliare, dell'annusare, del toccare, che resta ancora inimitabile, speriamo ancora per un bel po'.